benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, questi sono gli ingredienti che ho preparato: farina, zucchero, il lievito, due uova, la buccia grattugiata di un limone e di un'arancia, l'olio, succo di arancia, che nel mio caso erano rosse, arance rosse, con il limone anche. E adesso procedo per fare queste castagnole. Questa è una ricetta di Rita Chef Channel. Poi vi metto il link del suo canale nell'info box. È una ricetta molto semplice. Come vedete, di solito si mette il latte, invece del latte si mette il succo di agrumi. Allora, ho miscelato le polveri, ci metto anche le uova. Queste sono le uova delle nostre gallinelle. Le rompo, giro un pochino. E poi aggiungo il succo, ne metto un pochino, una metà, e poi metto l'altro. Sto usando la frusta, ma credo che la cambio perché si può girare direttamente con una spatola. Adesso la pulisco e la cambio, giro con la spatola, anche con un cucchiaio volendo. Ok, ecco qua. Poi ci regoliamo con il succo. Se l'impasto rimane un pochino duretto, ci mettiamo un altro po' di succo. Ho messo l'olio e le zenze e giro. Mescolo tranquillamente così. Vedete, è un impasto morbido. Eccolo qua. Ok, non ho messo vaniglia perché così si sente bene il sapore degli agrumi, però se volete potete metterla. Bene, ho girato fino ad amalgamare bene l'impasto e adesso pulisco bene, lo copro con la pellicola. E lo lascio riposare un pochino, ma giusto 10-15 minuti, il tempo di preparare l'olio per friggere e di farlo scaldare. Ok, ecco qua, passato il tempo, ho messo il tegame, ho preparato il tegame con l'olio, un cucchiaio grande e un cucchiaino per aiutarmi a far scendere l'impasto. Ho misurato la temperatura perché non dovrebbe superare 160. Altrimenti le castagnole bruciano e cuociono troppo velocemente. Quindi 160 è la temperatura giusta. Poi abbasso anche la temperatura del fornello se serve. Come vedete, mi aiuto con il cucchiaio grande, il cucchiaino, e faccio scendere piano piano l'impasto. Le castagnole, mano a mano che scendono, vedete, si gonfiano. Si gonfiano e si arrotondano, anche se non riusciamo a fare proprio la pallina rotonda, poi fanno tutto da sole, si arrotondano da sole, gi si girano anche, però ho sbagliato a mettere questo tegame che è troppo grande, non riesco a metterne più di tante, preferisco farne un po' per volta, così le controllo bene, quindi vi consiglio un tegame un pochino più stretto, così magari l'olio un pochino più su. Ok, ne faccio un po' per volta perché non debbono diventare troppo scure, eh? Quindi ho abbassato anche un pochino la temperatura. Sul piano induzione ho abbassato a 6. 6 dovrebbe andare bene. Le giro anche un pochino, mi aiuto. Eccole qua. Le metto sulla carta assorbente. E poi ancora calde, poi ci verserò sopra lo zucchero semolato. Continuo a friggere. Beh, adesso ne assaggio subito una, così vediamo. Sono curiosa di vedere com'è. Morbidissima, veramente morbida, profumata.
Guardate, guardate che bella. Buona. Buonissime, veramente buone. Ok, continuo a cuocere. Beh, io dovrei fare un po' di dieta, ma qui una volta è Natale, poi Carnevale, poi sarà Pasqua, la vedo dura, molto dura. Vedete come si arrotondano bene? Ed eccole qua, con lo zucchero sopra. Si sente un profumino paradisiaco. Bene, amici, io vi ringrazio della visione, ringrazio anche Rita che ci ha fornito questa ricetta. Vi invito a farle perché, come avete visto, è molto semplice. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!